È molto onorata di ricevere il trofeo Guerriero Nuragico assegnato quest'anno alla memoria di mio padre e ci scusiamo per non poter essere presenti oggi qui con voi per il ritiro. Desideriamo ringraziare gli eredi di Salvatore Pugioni, l'orafo che hanno creato questa statuetta in argento, icona dell'identità della Sardegna e l'associazione Premio Zieri che con tale riconoscimento intende dare conto dell'immenso lavoro svolto dal nostro congiunto per la Sardegna. Quest'anno sarebbe dovuto essere il suo 51esimo premio Zieri. La sua partecipazione al premio risale al 1965, quando Antonio Sanna lo cooptò come componente della giuria. Dal 1978 ne è stato vicepresidente, poi presidente per 33 anni, dal 1982 al 2013. Ed infine, Presidente Emerito, dal 1914 non è possibile, era un abadino. Papà amava definire il suo ruolo come quello di un critico di base dell'azienda letteraria locale, con il compito non semplice di tenere sotto osservazione la produzione letteraria del territorio. Era sua convinzione che il premio Zieri e gli altri premi di poesia sparsi nell'isola avessero incrementato e moltiplicato questa produzione letteraria, favorendo così la circolazione culturale e la competenza sia passiva che attiva della lingua sarda. Questa attività di critico militante gli ha consentito di comprendere prima di altri che la letteratura italiana fosse un insieme di letterature locali e di sottoinsiemi regionali che andavano esplorati e studiati. Da questa esperienza è nata la convinzione di doversi dedicare come italianista e filologo alla costruzione di un modello che rendesse conto della situazione di policentrismo e plurilinguismo della produzione letteraria in Sardegna. Nel nostro ricordo e in quello di tutti gli amici scrittori, poeti, letterati e artisti, mio padre ha sempre lavorato instancabilmente alla costruzione di quel modello culturale in cui la Sardegna, come previsto dalla Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, si inserisce tra le minoranze linguistiche europee. A noi ha insegnato a guardare alle culture locali non come culture secondarie, ma come pilastri talvolta poco visibili su cui si posa l'intera organizzazione della società, perché con esse, perché da esse, dalle comunità da cui promanano, dipende il successo e la qualità delle società di cui fanno parte. Il premio Zieri era per lui, anno dopo anno, un appuntamento atteso, importante, un confronto e una conferma al tempo stesso dell'utilità e dell'importanza del suo lavoro di intellettuale e di critico svolto con dedizione e tenacia insieme ai poeti.